Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Siamo qui su The Division e abbiamo fatto delle missioncine simpatiche. Sì, lo so, sto abbandonando l'area sicura. Oh, una bella alba sulla città. Questo ponte è molto figo. Devo dire che su PC, con tutto sparato al massimo, il gioco ha un frame rate molto inferiore a quello che mi sarei aspettato. Però è anche vero che ho snocciolato ogni feature grafica, ognuna di loro è pompata al massimo e devo dire che il risultato si vede. Guardate che bello questo effetto di luce. Nulla a che vedere con la versione console. Mi dispiace per voi amici consolari, ma stavolta non c'è trippa per gatti, proprio non c'è paragone. E vabbè, varrà pure la pena spendere tutti sti soldi di PC, no? Oh 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 oh, wow wow! Wow, cazzo, wow, questi sono gli effetti che avrei voluto vedere su The Division e quest'ora del giorno è perfetta per ammirare la meraviglia grafica che hanno fatto. E soprattutto, guardate questa cosa, il vento tira da questa parte, come potete vedere, e il fumo dei tombini subisce il vento. È una finezza, peccato che tante cose fisiche invece risultino semplicemente scriptate. Questa è fisica però. Apriamo la mappa. Inventario. Abbiamo 4 nuovi oggetti. Di che si tratta? Possiamo mettere magari una canna? Silenziatore ce l'abbiamo messo e questa è un'ottima cosa. Sottocanna non abbiamo un cazzo. Ottica non abbiamo un cazzo. Cosa ci danno i cappelli? Cioè tipo la cuffia trendy rispetto alla cuffia morbida. È solo l'aspetto probabilmente. Corazza. Qui abbiamo qualcosa in più. Maschera protettiva, livello 1, e la maschera antigas civile. L'ho equipaggiata. Perché non la vedo su di me? L'ho messa, ma non si vede. Ce la mettiamo così per principio, ma non si vede. Va bene, cerchiamo una bella missioncina. Agente, c'è una richiesta di aiuto da uno dei distretti di polizia che abbiamo usato come punto di distribuzione. Okay. Sono sotto attacco dei ribelli. Tutte le unità verso la nostra nuova missione. Quell'uccello che cazzo stava facendo? Verso la nostra nuova missione. Si stava piantando verso terra. Abbiamo messo un silenziatore sul nostro MP5. Il punto è che un colpo di MP5 in testa non uccide un cazzo di nessuno. Non si uccide con un headshot, anche un nemico che non è che ha un elmo in testa, un casco. C'hanno un cappuccio, gli spari in testa e non muoiono. Quindi il silenziatore è abbastanza inutile, visto e considerato che un silenziatore torna utile quando tu puoi essere sicuro di sparare un colpo solo e di non allarmare, perché uccidi con un colpo solo, quindi sei stealth. A che cazzo serve un silenziatore in un gioco in cui ci vogliono 6 colpi in testa per far secco qualcuno? I rivoltosi hanno preso il distretto di polizia. Dobbiamo riconquistare il distretto. Ecco i riottosi. Allora, ce ne andiamo là dietro. C'è del movimento sul tetto. Perché abbiano delle granate. Hanno le granate? Porco Giuda, porco. Non è molto precisa quest'arma, Porco Giuda, non lo vedo. Ok, mi sa che l'ho preso. Perfetto, ottimo. Schiatta. Vedete quanti colpi in testa ci vogliono per uccidere? Sarebbe bello se fosse un pochino più realistico, perché così avrebbe senso avere il silenziatore o qualsiasi altra cosa. Come si tirano le granate del cazzo? Non mi ricordo come si tirano. Via! Bene, adesso ho capito come si usano le granate. Probabilmente avrei dovuto fare un tutorial tempo fa sulle granate, ma... Complimenti, una strategia ottima quella di correre come un coglione. Merda! No! Mo gliela tiro in faccia la granata, vediamo se reagisce.
Così si fa, bravo. Usiamo l'abilità e vediamo se ci sono cecchini. No, non ce ne sono, e questa è già una buona cosa. Sì. Sì. È la prima volta che un headshot mi fa quasi effetto. Dico quasi perché insomma del tutto sarebbe troppo bello, però ci vogliono 3-4 colpi in testa. Un colpo solo non basta. Sono degli androidi questi tizi. Oh, oh, oh. Calmi. Stiamo buoni. Guarda, guarda quel lezzo come sta. Oh, oh, oh. Devo sopravvivere. Sì. Musica molto bella. Oh, sono contento. Siete morti tutti. Schiatta, fanculo. Devo dire che il combattimento è molto più interessante di quanto mi sarei aspettato. Usiamo l'abilità. Vediamo. Uno lì. Quel tizio con la granata e quell'altro tizio. Dobbiamo pensare, non si sa cosa abbia. Direi di iniziare tirando una bella granata. Che non ho, porco il cazzo demonio. La situazione è completamente fuori controllo. Mi fa venire in mente il blackout del 2003. Dobbiamo pensare. Perde! L'hanno preso! Oh, che cazzo! Attenzione, ottimo. Nemici in arrivo. Sanatelo dal nascondiglio. Porca merda. Quanti ne siete? Fin troppi, secondo me. Buono, quello è andato giù facile. Porca merda. Ok, là dietro c'è uno. Di qua è tutto libero, credo. Sì. Sì. Lottiamo, lottiamo questi stronzi. Una flashbang. Beh, male non è. Flashbang qualcosina ci faccio. Avrei preferito una granata a frammentazione, però... Hai visto mai? Corazza. Scusate, eh. Abbiamo un nuovo oggetto, una nuova corazza. Corazza protettiva. Perfetto. Questa è una cosa nuova. Altra roba nuova non ne abbiamo. Attenzione, rilevati ostili nelle vicinanze. Questa parte è molto creepy. Minacce trovate due. Eccoli là. Solo due? Davvero? È una follia. Potrebbero identificarci. Io dico di ucciderli. Dobbiamo tenerli per negoziare. Merce di scambio. Allora, hanno degli ostaggi e sto sentendo dalle loro conversazioni che vogliono tenerli vivi per usarli come merce di scambio. Passiamogli dietro. Cerchiamo di essere un minimo silenziosi e furtivi. Sparate subito. Io vorrei sapere se si possono sgozzare alle spalle. Sarebbe molto interessante. Cazzo. M'hanno visto, ragazzi, m'hanno visto. Udelliamolo. In ginocchio. Questo posto è nostro. Attiamolo. È tutto nostro ormai. Muori. Oh là 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 là. Eccolo, eccolo che viene. Eccolo. Forza, che viene. Sì. Ehi, grazie per averci aiutato. Oh, ho aperto le, non so da dove le prigioni senza qui. Di te saremmo stati nella merda. Ok. Mamma mia, ragazzi. Al volo proprio. Attenzione. Certo, ho colpito anche alla testa un mio amico, eh. Nella foga del momento.
Non ci vede? Ottimo. Porco Giuda. Sono veramente rozzi, ti vengono incontro senza senso. Non sono ribelli, sono proprio animali questi. Ma meglio per me. Se fossero appena appena più furbi non avrei scampo, sono tantissimi. Ok, ci sono tantissime coperture, almeno in questo non si sono fatti dire male perché... Anche se i combattimenti non sono poi così tattici, hanno migliorato tutto mettendo un sacco di coperture, quindi dando la possibilità di diversi approcci. Rifornimento, dai, dimmi che ci sono le granate. Dimmi che ci sono le granate. Non c'è una sega qua. Attenzione, rilevati ostili nelle vicinanze. Cazzarola, fermi. Ah, questa è una parte che ho già visto. Ottimo. Oh. Sì. Da qua dietro sto abbastanza al sicuro. Proviamo a fare una roba, va. Bella. Attenzione, altri ostili in arrivo. Arrivano altre merde. Perfetto, ne ho bruciati due insieme. Cattiveria, ragazzi. Sì. Quei barili mi stanno praticamente aiutando nello shooting tantissimo. Io però sto schiattando, quindi è meglio che mi curo. Via. Granata. Stronzi maledetti. Io non schiodo da questa postazione qui, mi piace troppo. Via. Merda. Non è mica facile sparare a questi tizi, eh. Neanche più colpi, sapete? Devo passare di là. Veloce, veloce, veloce. Sto per schiattare, sto per schiattare. Non ho più un cazzo per curarmi. Oh, devo stare calmo, riprendermi e poi attaccare. Ma solo poi. Devo aspettare di essere in una situazione un po' di vantaggio, tipo questa. Bene, metti in sicurezza il tetto, porca troia. Oh, ci si cala addirittura. Ottimo lavoro, agente. Brooklyn è di nuovo stabile. Manhattan. Manhattan è un'altra storia. Yeee! Ho ancora qualche agente con me. Bene, ragazzi, non è stato facile. Il gioco offre un buon livello di sfida e io spero che, giocato così in singolo come lo sto giocando, non sia sbilanciato, perché quello è il dubbio che ho. Ci sono tantissime statistiche e vorrei che non fossero troppo fondamentali per godersi la campagna. Insomma, vorrei che i livelli non fossero tutto. Come potete vedere, qui si muore, però poi si ritenta e magari si riesce. Quando invece un gioco è unicamente improntato al livello e quindi quando è parametrico oltre ogni dire, questo non avviene. Muori e basta finché non raggiungi il livello che il gioco vuole. Quindi un pizzico di speranza si è appena acceso in me e si è accesa in me la voglia di giocarlo in co-op con Redez.